Per il Cupello la sfida interna con l'Alba Adriatica è un interessante banco di prova per assaggiare lo stato psicofisico della truppa rossoblu frastornata dalla pesantissima e in attesa sconfitta in quel di San Buceto. In attesa per il roboante punteggio più che per il valore dell'avversario. Fatto sta che i rossoblu di mister Carlucci vogliono rialzare la testa al cospetto di una diretta rivale per dare l'ultimo assalto alla griglia playoff. Maggiori possibilità di riuscita vanno ai rossoverdi che devono recuperare anche la gara interna non disputata col Penne, ma i valori in campo sono abbastanza speculari e ogni pronostico sull'esito finale della sfida pare piuttosto azzardato. Esordio in eccellenza per il fischietto atessano Elena Bomba, coadiuvata alla direzione da Nico Ricci e Antonella Latorre. La prima occasione limpida per schiodare il risultato è per i virtussini, con Verissimo che si supera per azzerare il diagonale in area di Troiano e Conti che prova a svettare sulla ribattuta con la sfera che si alza sopra i legni della porta albense. Ma è la squadra ospite a rompere l'indugio e passare all'incasso al primo affondo, l'azione che prende avvio dalla propria metà campo con i locali che invocano vanamente un calcio di rigore per un presunto intervento falloso ai danni di Conti. La direttrice di gara fa proseguire con il pallone che arriva sui piedi di Paravati, abile a trovare il varco dal vertice d'area e a pescare l'incrocio dei pali alla sinistra di Di Vincenzo. La Virtus accusa il colpo e al 23esimo subisce il raddoppio rossoverde causato dallo stesso Paravati, a segno quasi in carta carbone dallo stesso fazzoletto di campo. Stavolta la rete scaturisce da un fortuito rimpallo che penalizza Felice e favorisce l'appostato Passamonti, lesto a servire il compagno meglio piazzato per la sentenza inappellabile che castiga l'estremo di casa. Il gioco spezzettato e il nervosismo che comincia a lievitare in campo ma anche sulle rispettive panchine non giovano allo spettacolo che in effetti latita per il resto del primo atto, in cui vanno annotate le nuove proteste virtussine per il contatto dubbio di Dolegoschi ai danni dello sgusciante Cosimo Margagliotti. La sfida si riapre improvvisamente al riavvio dei giochi quando i locali usufruiscono di un penalty accordato in seguito all'intervento falloso di Delli Compagni ai danni di Troiano. Cartellino giallo per il 4 rossoverde e tiro dagli 11 metri affidato a Conti, che riaccende la fiammella della speranza virtussina. L'Alba è attenta a frenare le nuove scorribande rossoblu e appena può cerca di far male dalle parti di Di Vincenzo, attenzionato dal temibile diagonale dal limite di Paravati. Poco dopo è il collega di reparto Marini ad impegnare Di Vincenzo, che rimedia ad una disattenzione difensiva dei suoi compagni del pacchetto arretrato. La gara, come detto, è assai nervosa e al 24esimo sono Cosimo Margagliotti e Giovannone a farne le spese. Per entrambi cartellino rosso e doccia anticipata. Poco dopo il cartellino rosso arriva anche per il dirigente rossoblu Battista, allontanato per proteste. Il tempo scorre inesorabilmente e questo non giova chiaramente a favore della squadra di casa. Mister Carlucci gioca la carta Marinelli, rientrante dopo un lungo stop, ma l'unica occasione di rilievo è in realtà il tentativo fallito da Conti, che svetta a centro area intercettando uno spiovente dalla sinistra, ma il pallone sorvola la trasversale del seminoperoso Verissimo. Quest'ultimo viene infilato in pieno recupero, ma l'azione concitata viene invalidata dalla direttrice di gara, che nel parapiglia generale ravvisa un fallo di Capitan Felice ai danni dello stesso estremo ospite. Finisce con i nervi a fior di pelle di calciatori e tifosi in tribuna, ma a sorridere è soltanto l'Alba Adriatica, che porta a casa tre punti importanti per continuare a cullare il sogno playoff. A fine gara silenzio stampa della squadra ospite. Ai nostri microfoni arriva invece il tecnico di casa Panfilo Carlucci. Siamo con Panfilo Carlucci al termine di una gara molto nervosa, dove la sua squadra è uscita sconfitta con qualche rammarico di troppo, forse? Ma la squadra nervosa, erano nervose entrambe le squadre per una pessima gestione. Io non mi sono mai lamentato degli arbitri, però oggi qui abbiamo visto la signorina Bomba, non ne ha indovinata una, espulsi, ammonizioni e soprattutto un rigore solare che solo lei non ha visto, anche gli avversari si erano fermati. Pazienza, dovremmo essere più forti anche di queste cose. La squadra oggi ha giocato, ha reagito, c'è stato contro il risultato, comunque andiamo avanti. Anche io mi devo lamentare perché non mi sono mai lamentato degli arbitri, però oggi abbiamo toccato il fondo. Tra le notizie positive, però, hai ritrovato un po' l'organico quasi del tutto al completo. Sì, la squadra ha reagito dopo le 7 sberle di domenica scorsa, quindi sotto quel punto di vista ci siamo. Peccato per la gestione della partita, però dobbiamo guardare avanti e da stasera pensare a domenica prossima.